Quante volte avrete sentito parlare di Leone Tolstoi, come lo definiamo in italiano, Lev Nikolaevich Tolstoi, questo grande scrittore, filosofo e anche educatore russo? Beh, oggi siamo venuti a Perugia, come potete vedere alle mie spalle la fontana di Piazza 4 Novembre, per incontrare, pensate, la pronipote Marta Albertini, un nome e un cognome meramente italiano, e la incontriamo all'Università di Piazza Morlacchi nella sede di Lettere e Filosofia. Il piacere di incontrare, conoscere più da vicino la storia di Lev Nikolaevich Tolstoi, che noi italiani abbiamo tradotto in Leone Tolstoi, attraverso la pronipote, la signora Marta Albertini, che peraltro abbiamo scoperto essere anche la nipote di Luigi Albertini, colui che è stato praticamente il direttore del Corriere della Sera dal 1900 fino al 1921 e anche senatore del Regno d'Italia, oltre che il principale depositario delle Concause e Cause, uno dei più grandi documenti storiografici che abbiamo a disposizione ancora oggi, della Prima Guerra Mondiale. Quindi ha avuto veramente tanto da raccontarci, signora, ma la cosa peculiare che io ho notato della sua conferenza che ha tenuto qui all'Università di Perugia, che ha parlato di queste generazioni femminili che si sono succedute, ma che sono state... Sono femminista, eh? No, questo almeno... Sono assolutamente femminista. Non sono una donna moderna in questo senso. Ha circunnavigato la biografia di Tolstoi parlando prevalentemente dell'elemento donna. Ecco, l'elemento donna nel bene e nel male, sappiamo che Tolstoi ha perso la mamma, non l'ha mai conosciuta, che aveva solo 2 anni. Quanto è stato importante in Tolstoi? Ma molto. Pensiamo alle sue eroine, pensiamo a Natasha, pensiamo appunto, la donna è colpevole, la donna può fare degli atti come quello che ha fatto Natasha in Guerra e Pace, come Anna Karenina, hanno degli amanti, ma poi la donna si redime e la donna è... Tolstoi, oggi forse non l'ho detto abbastanza, ma Tolstoi è in ammirazione della donna. E se lei pensa, nonostante questi litigi ai quali ho accennato, lui aveva per questa donna un amore anche carnale, non indifferente, perché appunto l'ha messa incinta 15 volte. E sono nati 13 figli? Sono nati 13 figli, però solo 8 hanno raggiunto l'età adulta, tra cui mia nonna che era il numero 2. È stato il numero 2 praticamente sua nonna, ecco, lei la ricorda molto bene, ha fatto vedere anche delle immagini di quando lei aveva 10 anni, peraltro fa parte anche della locandina di questo incontro. Ma in quel momento Tolstoi dice che la sua vita è cambiata, anche se poi ha avuto la rivoluzione, se vogliamo, ideologica, etica, quella che più conoscono i tanti, che lo hanno definito un filologo ma anche un educatore dell'umanità, tra cui anche il Mahatma Gandhi, che ha riconosciuto Tolstoi come tale. Io ho fatto una conferenza su Tolstoi e il Gandhi. L'ho interessante. Fatto a Roma, proprio perché non si sono mai incontrati e ci sono solo 7 lettere tra loro, 4 di Gandhi e 3 di Tolstoi. E Gandhi si è molto ispirato a Tolstoi, soprattutto per quanto riguarda la non violenza, perché ambedue combattono la violenza con la resistenza alla violenza con la non violenza. E lui è stato uno dei principali testimoni proprio della non violenza, peraltro lì c'è stato anche il grande attacco, perché lui ha vissuto la guerra del Caucaso e quindi poi è andato contro lo zar. C'è stata insomma la rivoluzione etico-spirituale che l'ha condotto fino agli ultimi anni della vita di Tolstoi. Tolstoi che amava anche molto l'arte, lui rimase molto colpito da Jean-Jacques Rousseau, che i più lo ricordano oggi grazie al Movimento 5 Stelle, la famosa piattaforma online. I giovani. Parliamo d'altro. Non credo che Tolstoi sarebbe molto grato di... Vabbè, comunque nella fotografia che vi ho fatto vedere del studio di Tolstoi c'è l'opera di Rousseau. Lui si è molto basato su Rousseau. E poi ha avuto
Siccome, come ho detto, non ho voluto parlare di lui in particolare, ma certo che ha avuto molti seguaci che sua moglie chiamava gli oscuri. Gli oscuri? Gli oscuri, i tolstoiani oscuri, cioè delle persone che vivevano, mangiavano a Jasna Paljana, entravano in casa, entravano come se niente fosse. E quindi si può capire anche come i figli di questo grande uomo non facile fossero turbati anche da questi personaggi che lo ammiravano, che credevano nell'uomo contadino, nel cambiamento, eccetera, ma che in fondo si approfittavano molto della situazione. E i figli dicevano: ma e noi? Certo. Volevano un ruolo anche nella vita, nel rapporto interpersonale con il papà e il figlio, come giusto che fosse. Ecco, lei ha parlato di Natascia di Guerra e Pace, che è una delle donne, insomma, che incarnano la vita e la storia di Tolstoi. Ma Anna Karenina chi era nell'immaginario di Tolstoi? Anna Karenina, la storia di Anna Karenina, lui l'ha presa da una storia vera che è successa effettivamente, ma Anna Karenina è più matura di Natascia, ovviamente è opera. Sa che quando Tolstoi è finito di scrivere Guerra e Pace ha avuto, credo, 2 o 3 anni in cui era disperato, perché aveva perso proprio questo legame con la scrittura e ha dovuto inventarsi, sulla base di questa storia di una donna che si era effettivamente buttata sotto un treno. E quindi per Anna Karenina all'inizio, e questo l'ho letto appunto nei suoi critici, perché io non lo so, ma lui all'inizio per Anna Karenina ha avuto una forma di odio, e poi quando la riveste nel suo romanzo e la descrive in abito lungo... La deificava. La deificata, esatto. Io ricordo peraltro lo sceneggiato, vogliamo ricordarlo, che è stato fatto negli anni 70 e trasmesso dall'allora Rete Nazionale, di Anna Karenina. Credo fosse Lea Massari la protagonista, sì. Non vorrei sbagliare, quindi lo vidi da bambino, non quanto meno da ragazzo. Noi abbiamo sentito molto con attenzione quello che lei ha raccontato, però ci ha un po' depistati, perché noi aspettavamo, e ne parlavamo anche con i qui presenti, che lei parlasse proprio di Tolstoi, no. Lei ci ha raccontato tutta quanta la generazione femminile, quindi un album fotografico e narrativo della famiglia Albertini Tolstoi. No, direi più diciamo Tolstoi. Perché di me proprio... Non c'è niente di interessante da dire. Lei però sta scrivendo un libro. Io ho già scritto un libro, l'ho scritto in francese perché, come ho detto, è la mia lingua madre in fondo, ed è la storia di queste due donne. No, incomincia con la nascita di mia nonna a Jasna Paljana, quando ancora tra i coniugi c'era molta serenità, che poi attraverso gli anni è andata scemando. Bene, noi ringraziamo Marta Albertini, la ringraziamo anche per questa sorta proprio di curiosità che hanno in qualche modo circunnavigato, tratteggiato la figura di Tolstoi, gli amori, le donne, le generazioni e anche la storia d'Italia, della storia d'Italia del Novecento, che parte praticamente dagli inizi del Novecento. Lui è morto nel 1910, ma peraltro anche quelli che sono stati poi successivamente gli anni a venire, i rapporti con sua nonna. Grazie Marta Albertini, aspettiamo il suo libro e magari poi ce lo traduce pure in italiano. Con piacere. L'attenzione nei confronti della storia di Tolstoi e soprattutto della pronipote ha fatto confluire qui nell'aula magna dell'Università di Perugia in Piazza Morlacchi, non vorrei sbagliare, ma siamo nel Dipartimento di Lettere e Filosofia, dove già a tempo or sono avvicinammo ed intervistammo Nando Dalla Chiesa.
ha fatto partecipare e convenire molti personaggi locali e non solo. Abbiamo qui con noi un giornalista di lungo corso che si è formato al Corriere della Sera, ha lavorato con Enzo Biagi e adesso scrive per un giornale online tra i più letti nella nostra regione dell'Umbria e quindi anche a Perugia, che è Perugia Today. Parliamo di Sandro Allegrini. Grazie, buonasera. Grazie a lei. Allora, Sandro Allegrini, che cosa l'ha spinta a venire a informarsi su Tolstoi? Perché certo i ragazzi io li ho visti attenti, ma non troppo, non più di tanto. Beh, la presenza della pronipote di Leone Tolstoi riveste carattere di assoluta eccezionalità. È un evento che ha un forte significato culturale e peraltro ero stato preavvertito dall'amico Marco Pareti e dall'associazione Umbria Russia che mi aveva segnalato questo imminente arrivo e ho ritenuto che fosse doveroso, oltre che piacevole, assistere a questa conversazione che ha fatto luce su alcuni aspetti non a tutti noti, perché vicende di famiglia legate alla discendenza in linea femminile del grande scrittore russo. Sì, ci ha incuriositi e peraltro l'abbiamo detto anche a Marta Albertini, anche un po' spiazzati, perché pensavamo che fosse una sorta di elegia di Tolstoi, invece ha parlato di quella che è stata la discendenza, anche dell'ascendenza delle donne che ruotavano intorno a Tolstoi, qualcuna in maniera determinante, qualcuna invece in qualche modo tratteggiata, quantomeno contornava il personaggio, e questo ci ha incuriositi ancora di più perché siamo andati nel familiare, nel personale, quindi è stato proprio un incontro, quasi una narrazione, una confessione tra amici di età eterogenea, perché non c'era solo lei ma Streaming e Marco Pareti, che siamo un po' over 50, ma tanti ragazzi, quindi qualcuno magari si annoiava, qualcuno era attento, qualcuno ha fatto qualche domanda. Come si riesce a comunicare la cultura russa, per noi ormai lontana, soprattutto di Tolstoi, a questi giovani? Qual è il mezzo per veicolarla? Ma io direi innanzitutto la presenza di Larisa Gavrilova nella veste di docente è stata quella che appunto da catalizzatore rispetto alla capacità di attirare questi giovani, quindi questo è il primo elemento. Dopodiché il mondo e la cultura russa declinata nei suoi molteplici versanti, letterario, musicale, coreutico, no? Basta pensare alla grande tradizione teatrale, ecco, direi che è un mondo che interessa fortemente, ma che va ancora esplorato proprio in una dimensione di dialogo che poi è quella che dovrebbe guidare e orientare sia le persone di cultura sia anche gli operatori economici, coloro che fanno affari, per così dire, e quindi meglio conoscono questo mondo da noi lontano e meglio possono relazionare. Anche se con la perestroica e con l'era di Gorbaciov abbiamo cominciato a conoscere l'Unione Sovietica nel suo scorcio finale, e poi adesso la Russia che è uno Stato con tutti gli altri Stati nell'intorno, quindi abbiamo ricomperato un po' gli atlanti geografici allora, e peraltro adesso abbiamo Google Map, quindi andiamo avanti con questi telefonini. Grazie a Sandro Allegrini. Grazie, buonasera, grazie. Allora, ce l'abbiamo qua, in carne ed ossa, vicino a me. Caro Pareti, perché questo amore per la cultura russa? Ce l'aveva anche quando era URSS? Io ho avuto sempre un'attrazione e curiosità per prima l'URSS e poi la Russia. Poi si sono rivelate che è una paese tradizionale di cultura, di arte fantastica, tra la musica, la letteratura e tutto quello che ruota intorno. E poi è sempre stato, perché io ho vissuto ovviamente la mia adolescenza e anche la mia gioventù con questo fatto del muro, che c'era qualcosa dall'altra parte che non si riusciva bene a capire, e se le notizie che arrivavano, e quindi sono rimasto sempre curioso un po' del mondo dell'est. E oggi ho avuto la possibilità con la Marta Albertini, appunto la pronipote di Tolstoi, di confrontarmi su un mondo che per me mi ha sempre affascinato. Fin da ragazzo, quindi, quando c'era il muro di Berlino, ricordiamo, è stato abbattuto per i più giovani, giovanissimi, nel 1989, tutti avevamo la curiosità di guardare oltre cortina. Qualcuno cercava di scappava dall'URSS o dai paesi affiliati all'Unione Sovietica, e noi guardavamo soprattutto nell'era della perestroica, della glasnost, e abbiamo imparato questi termini grazie a Mikhail Gorbaciov. Ma credo che la sua curiosità per l'Unione Sovietica di allora parte da prima, già quando c'era Brezhnev.
Assolutamente sì, infatti quando io sentivo e non capivo esattamente come fossero le cose in Europa e comunque nel mondo, sentivo parlare di guerra fredda, quello che poteva succedere o quello che poteva non succedere, di bombe atomiche e tutta una serie di altre cose, rimanevo un po' allibito e ho detto come può essere se poi io vedo, che ne so, dei balletti fantastici, vedo Bolshoi, cioè vedo dei miti incredibili di queste cose che alla fine mi sono rimaste sempre. È un imprinting che io ho avuto di questo fantastico mondo sovietico e con tutta la sua cultura. Anche oggi, cioè, l'organizzazione è stata fatta appunto dall'associazione Russia in Umbria, con appunto la sua vicepresidente Marina Sereda e la sua amica orbietana Ella Kolikova, e dove la presidente appunto Larisa Gavrilova, dove hanno organizzato questi incontri, che è stata una cosa meravigliosa, potersi confrontare, sentire da un testimone diretto che ha vissuto con delle donne, in questo caso con della nonna e con la mamma, raccontare quello che facevano, quello che non facevano, cosa c'era dietro questa attività di questa splendida famiglia, con un genio ovviamente in casa che aleggiava in tutto. Noi le ringraziamo Marco Pareti anche perché ci ha delucidato anche su alcune componenti della cultura russa e sovietica che non conoscevamo. Ora io però, prima di salutarla, ho un timore. Non vorrei adesso che dopo Albano e Toto Cutugno in Ucraina venga considerato un pericolo sociale anche Marco Pareti. Mi auguro proprio di no, è un uomo per bene. Ucraini ve lo garantisco io, grazie. Grazie, grazie a Marco Pareti, grazie, grazie. Le bellezze che vedete sulla sinistra del teleschermo sono delle donne russe che si sono trapiantate in Umbria e hanno costituito l'associazione Russa in Umbria, e non solo in Umbria perché c'è qualcuna che viene dalla Toscana. Le abbiamo suddivise però per nomi, abbiamo Elena, Marina e Marina. Una gran fantasia, devo dire, nei nomi, ma anche da parte nostra per appaiarle. Allora, veniamo subito alla vicepresidente dell'associazione Russia in Umbria, o Russi in Umbria. Allora, perché avete scelto il cuore verde d'Italia? La risposta io già la conosco. Per me è difficile parlare per altre persone, e la mia era scelta per amore, ma credo che come per la maggior parte di qui presente. Per quanto riguarda l'evento per quale siamo ritrovati qua, siamo molto orgogliose di poter ospitare una persona veramente straordinaria, una donna fine e elegante, una bisnipote del grande nostro scrittore e filosofo. Considerando che noi siamo tutti quanti, la nostra generazione, siamo nati e cresciuti con le opere di Tolstoi, e la donna russa che sta nei libri di Tolstoi è in qualche modo il prototipo di ognuno di noi. Ognuno di noi qualche cosa delle donne di Tolstoi ce l'ha nel suo DNA, perciò siamo felici di averla oggi qui con noi. Quindi un qualcosa di endemico, nel senso che fa parte proprio di un qualcosa di territoriale che è stato tramandato anche alle nuove generazioni. Io dalle Marine passo alle Elene, qui vedo una bellissima signora che viene da Chiusi, Chianciano Terme, dalla Toscana, vero? Sì. Anche lei per amore? Non proprio così, però comunque l'amore più grande della mia vita era un uomo toscano, purtroppo era, perché è mancato da tanti anni, ho cresciuto il nostro figlio da sola e comunque sono rimasta in queste terre con quale veramente mi sono radicata. Beh, ci fa molto piacere, ci fa piacere sentire anche che queste signore di madrelingua russa parlano l'italiano proprio benissimo, e questo vada da esempio a tutti quanti gli italiani, a volte anche qualche mio collega che sbaglia i congiuntivi, e non parliamo anche di altri strafalcioni che spesso vanno in programmi come Striscia la Notizia. Allora Marina, lei invece viene da dove? Anzi, Elena 2. Allora, io vivo 25 anni in città della Pieve,
faccio parte dell'associazione Russia in Umbria, che svolge queste attività, incontri culturali fra pittori, scrittori russi nel territorio umbro. Marta Albertini è un caso unico perché fra 600 discendenti di Tolstoi, unica che ha conosciuto la propria figlia di Tolstoi, che era la sua nonna. E quando tu incontri la storia non sulle pagine del libro ma di persona, ha un altro effetto, perché la sua nonna è venuta in Italia nel 1925 e questa famiglia che è diventata Marta Albertini italiana ha mantenuto la sua grandissima filo russo, nonostante che Marta non conosceva suo nonno, però lo spirito è sempre stato nella sua famiglia. È ammirevole il suo coraggio con quale lei, come una missione, porta la storia della sua nonna, della sua mamma, conoscere ad altri, perché ci sono pagine di storie che non sono scritte da nessuna parte. Questi momenti di difficoltà delle prime famiglie dopo la rivoluzione, che dovevano essere in qualche modo adagiarsi a difficoltà incredibili, prima era la fame, e creare un'altra vita altrove, di Tolstoi, autobiografie di Tolstoi conosciamo molto, ma dei suoi figli, destino, figli, pronipoti no. Per questo è stato un incontro molto molto importante, coinvolgente, interessante. Sì, un album fotografico e soprattutto narrativo. Noi vi ringraziamo, anche se vogliamo anche ricordare che la nonna di Marta Albertini volutamente non le ha impartito la lingua russa, l'insegnamento della medesima, non solo per la difficoltà, non soltanto dei caratteri cirillici ma anche della pronuncia, ma perché all'epoca c'era questo distacco con l'URSS, con la cosiddetta CCCP, l'Unione Sovietica. Io me la ricordo da bambino, francamente, quando giocavate nei campionati del mondo di calcio. Bene, grazie a Elena 1, Elena 2, Marina 1, Marina 2. E da qui siamo da Perugia, noi non da Mosca, vi salutiamo e vi rimandiamo a prossimi appuntamenti con queste splendide damigelle russe.